Teorema F da R in R continua e nulla fuori di un intervallo. Intervallo per comodità lo prendo semi aperto, ma lo posso prendere aperto e chiuso qua. Allora F è integrato secondo rima su R. Chiaro, questo è il teorema fondamentale, ci dice che tutte le funzioni continue sono integrate secondo rima. Limita è nulla fuori di un intervallo. Allora, vi ricordo che nulla fuori di un intervallo ci vuole per forza, perché per avere una funzione a scalino maggiorante e una funzione a scalino minorante, le funzioni a scalino sono nulle fuori di un intervallo. Allora io posso avere questa funzione a scalino minorante e questa funzione a scalino maggiorante, non mi interessa di farle ottimali, però vedete che da un certo fuori di un certo intervallo le funzioni a scalino sono, per definizione, sono nulle. Quindi questo ci vuole per forza. Se ci metto che la funzione è anche continua e nulla fuori di un intervallo, è sicuramente integrabile secondo me. Dimostrazione. Per il teorema di Cantor F è uniformemente continuo. Dice, ma questo non è limitato, guardate che quello è continuo anche su AB chiuso, è nulla fuori di AB aperto, però è continuo anche su AB chiuso. Su AB chiuso è continua e quindi per Cantor è uniformemente continuo. Fuori vale 0. Mettendo insieme la funzione che là è uniformemente continua, fuori vale 0, rimane uniformemente continua. Quindi questa qua è uniformemente continua per Cantor. Adesso cosa facciamo? Dico sia epsilon positivo, stavolta so che esiste un delta tale che se x meno y è minore di delta, allora allora questo mi dice che f di x meno f di y lo voglio minore di epsilon fratto b meno a. Posso, sono padrone di metterci fratto b meno a, sono padrone perché ab è un intervallo di lunghezza positiva, è fissato. Prendo epsilon diviso per b meno a e ragiono con epsilon fratto b meno a. Ok. Adesso cosa faccio? Dico sia n tale che b meno a fratto n sia minore di delta. Cioè, qual è l'idea? Rifaccio la figura. Oh, la cosa qua importante è che questo delta non dipende da x da y, perché la funzione è uniformemente continua. Questo è tutto il motivo per cui abbiamo fatto tutta quella fatica questa mattina. Allora, la mia funzione, se io prendo AB e lo divido in intervalli di ampiezza AB su B meno A su N, che cosa succede? Che su ogni intervallino la mia funzione può salire non più di epsilon fratto B meno A. Questo adesso lo andiamo a vedere. Diciamo questa differenza qua è minore di, cioè io prendo chi, quali sono gli intervallini? Io dico che A
B è uguale all'unione per H che va da 1 fino ad N. Ma qua cosa ci metto? Ci metto A più H volte B meno A, anzi H meno 1 volte B meno A fratto N, virgola A più H volte B meno A fratto N. Allora, vedete, vediamo un po', andiamo a calcolare il primo intervallino, che è A più 1 meno 1 fa 0, quindi parto da A. Poi l'intervallino dove arriva? Ad A più B meno A su N, quindi qui parto da A, il primo punto è A più B meno A fratto N, cioè mi muovo di B meno A su N. Poi metto H uguale a 2, qua riparto da A più B meno A su N. Quello di prima non c'aveva il punto, questo adesso c'ha il punto a sinistra. Quanto arrivo? Ad A più 2 volte B meno A su N, cioè prendo questo B meno A su N come se fosse un incremento fisso e lo riporto una volta, due, tre volte, eccetera. Quando arrivo ad H uguale N, parto da chi? Da A più N meno 1 per B meno A su N, che se vi andate a fare i conti esattamente questo punto qua. E dove arrivo? A più N, N, N si semplifica, A più B meno A, A meno A si semplifica, rimane B. Quindi l'ultimo intervallino è questo qua, muore in B. È chiaro? Quindi adesso però andate, state ben attenti. Cancello qua, cancello l'enunciato perché preferisco finire la dimostrazione su questa stessa lavagna. State bene attenti, io cosa faccio? Chiamo MH uguale il minimo di F dove X appartiene all'intervallino Hesimo, cioè ad A più H meno 1 per B meno A su N, virgola A più H per B meno A fratto N, chiuso. Perché lo prendo chiuso? Ovviamente M grande H ti sarà il massimo della F di X sullo stesso intervallino. Sempre chiuso. Perché lo prendo chiuso? Perché la funzione è continua. Se lo prendo chiuso, per valenza ci sta il massimo e il minimo. Però io vi ingrandisco l'intervallino di riferimento. Su questo intervallino di riferimento, vabbè, qua la funzione stava salendo, il minimo starà qua e il massimo starà qua. Però comunque sono due punti che distano. Allora, questo minimo MH sarà uguale a F di X con H, dove X con H sta qua dentro, e M piccolo H sarà uguale a F di eta H, dove eta H pure lui sta qui dentro, cioè sono due punti che stanno all'intervallino. Ora quindi X con H meno eta H stando nello stesso intervallino, quanto possono distare? Al massimo la lunghezza dell'intervallino, ma la lunghezza di questo intervallino, ogni intervallino era lungo b meno a fratto n, ma b meno a fratto n sta scritto qua che è minore di delta. Questo che vuol dire? Che f di x con h, cioè mh meno m piccolo h, è positivo perché questo è il massimo e questo è il minimo, ma è minore di epsilon su b meno a. Che se due punti distano meno di b meno a diviso n, cioè di delta, sta scritto qua, le loro immagini, cioè m grande h e m piccolo h, devono distare meno di epsilon su b meno a.
chiaro? Ok, è venuto perfetto, perché adesso posso cancellare quest'altra riga che l'ho sfruttata, quindi stava giusto sotto per vederla, ma non mi serve più, e così completo la dimostrazione. Adesso vado a costruire Φ1 e Φ2. Chi è Φ1? Allora, questo intervallino qua lo chiamo I con H, è l'intervallino A più H meno 1 per B meno A fratto N virgola A più H per B meno A fratto N semi aperto. Quello di prima era chiuso, questo qua è quello di nuovo, quello di prima, quello semi aperto. Adesso prendo Φ con 1 di X. Φ con 1 di X chi è? È la somma per H che va da 1 fino a N di m piccolo h per la funzione caratteristica di icona x. E chi è Φ con 2? Questa è una funzione a scalino, perché questi sono valori costanti e queste sono funzioni caratteristiche di intervallini semi aperti. Questa funzione è più piccola di f? Sì, perché basta guardare sull'intervallino I con H, la funzione vale m piccolo h, ma sull'intervallino I con H la funzione f vale più di m piccolo h. Ma m piccolo h è il minimo sull'intervallino compreso il punto di destra, non fa niente. Se lo fai minimo sull'intervallo più grande, ancora va bene qua. Potresti avere che invece di essere minore uguale di f, magari sia minore di f stretto. Per esempio, quando la funzione sta a scendere, il minimo ce l'avete qua, allora la f è maggiore del minimo che sta qua, però il valore non viene assunto in intervallino segno aperto, quindi invece di avere minore uguale c'è cioè minore stretto, ma è meglio ancora. Quindi questa disuguaglianza è vera. L'altra funzione Φ con 2, quella dall'alto, chi è? È la somma per h che va da 1 a n di m grande h per la funzione caratteristica di con h di x, che è più grande di x. Allora andiamo a fare la differenza. Allora, questa è una funzione a scalino minorante, quindi questa appartiene a S meno di F e questa appartiene a S più di F. Andiamo a fare la differenza. Quando io vado a fare l'integrale di Φ2, scusate, la meno più infinito di Φ2 meno Φ1 in dx, questo chi è? È la somma per h che va da 1 a n di m grande h meno m piccolo h per d meno a su n. Perché se vi ricordate, cosa devo fare? La funzione di differenza ha valori m grande h meno m piccolo h. Poi devo fare per la lunghezza di intervallo. La lunghezza di intervallino è sempre d meno a su n, è costante, non dipende da h. Quindi tutto ciò è sicuramente maggiore o uguale a 0, perché una è dall'alto e l'altra è da basso. D'altro canto è più piccolo di b meno a su n per la somma per h che va da 1 a n, vabbè, qua c'è un uguale e qua ci metto m grande h meno m piccolo h, ma questo è minore di b meno a su n, minore o uguale per, ecco, allora qui basta maggiorare, m grande h meno m piccolo h era minore di epsilon su b meno a. Solo che però gli intervallini sono n, quindi questo qua lo devo moltiplicare per n, perché se ne conto 1 è minore di epsilon su b meno a, ma se ne conto n è minore di n volte epsilon su b meno a. Però non fa niente, n si semplifica, b meno a si semplifica, rimane epsilon. E io dico che abbiamo finito la dimostrazione. Cosa abbiamo dimostrato? Abbiamo dimostrato che se una funzione è continua e nulla fuori di un intervallo, abbiamo trovato una funzione a scalino maggiorante e una funzione a scalino minorante tali che la differenza ha integrale minore di epsilon. Questo a norma di definizione vuol dire che la funzione è integrabile secondo io. Quindi praticamente abbiamo fatto quello che abbiamo fatto nell'esempio, vi ricordate? L'abbiamo fatto in generale, per qualunque funzione continua e nulla fuori di intervallo.
Abbiamo però dovuto sfruttare la teoria, perché la teoria ci dice che fissato epsilon io posso scegliere n abbastanza grande, tale che quando prendo quegli intervallini abbastanza stretti effettivamente faccio tutta questa differenza di 1000 di epsilon. È chiaro? Ok. Adesso però non abbiamo finito, perché qua abbiamo solo le funzioni continue. Già la funzione per cui abbiamo dimostrato l'integrabilità, la funzione x tra 0 e 1, era continua? No, nel punto 1 non era continua, se vi ricordate. E allora come si può ovviare a quest'altro problema? Allora, cominciamo a fare un'altra osservazione. Osservazione: se f e g sono funzioni integrabili secondo Riemann su R, allora il loro prodotto è integrabile secondo Riemann su R. Allora, dimostrazione: chiamiamo la parte positiva di f f unito 0, chiamiamo la parte negativa di f uguale meno f, il minimo tra f e 0, cioè f uguale alla sua parte positiva meno la sua parte negativa. Se invece faccio la parte positiva più la parte negativa mi viene il ballo assurdo. Similmente per g, g sarà uguale alla sua parte positiva meno la sua parte negativa, e se invece volessi fare la parte positiva più la parte negativa mi verrà con la sua. Perché ho fatto questo parte positiva e parte negativa? Perché quando io vado a fare il prodotto, quando vado a fare il prodotto, f per g chi è? F per g è uguale a f più meno f meno per g più meno g meno, cioè f più g più più f meno g meno meno f più g meno più f meno g più. Okay. Comunque, parte positiva e parte negativa, se ci fate caso, sono ambedue positive, non negative. Sono due funzioni non negative. E quella parte negativa sarebbe quella che scende sotto a zero cambiata di segno. Allora, queste quattro funzioni, questa, questa, questa e questa, sono tutte quante maggiore o uguale a 0. Questa è maggiore o uguale a 0, maggiore o uguale a 0, maggiore uguale a 0, maggiore uguale a 0, cioè per meglio dire sono i prodotti di funzioni non negative, quindi sono. Allora, a me basta dimostrare che queste quattro sono integrabili secondo Riemann. Per quale motivo? Una somma, somma o differenza di funzioni integrabili secondo Riemann è integrabile secondo Riemann. Basta dunque considerare il caso f maggiore o uguale a 0, g maggiore o uguale a 0. Cioè il teorema non lo devo dimostrare in generale, basta soltanto che lo dimostro quando le funzioni sono positive. Perché devo fare questo? Perché quando faccio i prodotti le disuguaglianze cambiano verso se ci stanno i segni di mezzo. Se invece è tutto positivo le disuguaglianze non cambiano verso. Quindi tutto questo ambaradam è servito a ricondurci al caso in cui f maggiore o uguale a 0, g maggiore o uguale a 0. Allora, sia epsilon maggiore di 0. Allora, io so che
F in valore assoluto è meno uguale di m e g in valore assoluto è meno uguale di m. Cioè le due funzioni, essendo integrabili secondo Riemann, devono essere limitate. Se sono limitate posso supporre che la costante che le limite sia la stessa. Se una è meno uguale di 7, l'altra è meno uguale di 10, prendo 10, prendo la più grande. Allora dico che esiste phi con 1 minore uguale di f minore uguale di phi con 2, phi con 1 e phi con 2 funzione a scalino, tali che l'integrale di phi con 2 meno phi con 1 sia minore di epsilon fratto 4m. Non mi ricordo se ci devo mettere 2 o 4m, mi ci metto 4m. Poi similmente esistono psi con 1 minore uguale di g minore, oh, queste qua sono tutte funzioni positive, eh? Minore uguale di psi con 2, tale che psi con 1 e psi con 2 sono pure la loro funzione a scalino e l'integrale di psi con 2 meno psi con 1 è minore di epsilon su 4m. Adesso andiamo a vedere. Chiaramente phi 1 psi 1 è più piccolo di f per g, che è più piccolo di phi 2 psi 2. Ok? Ok. Ma allora io cosa devo fare qua? Devo fare phi 2 psi 2 meno phi 1 psi 1 e devo fare l'integrale. Cominciamo a vedere la differenza, poi l'integrale la facciamo dopo. Questo qua lo posso scrivere così, come phi 2 psi 2 meno phi 2 psi 1 più phi 2 psi 1 meno phi 1 psi 1. Quando passo ai valori assoluti, ma qua non serve passare, non serve passare assoluto. Posso farlo, ma confondo solo le idee. Non era sbagliato, ma non serve. Questo è uguale a che cosa? È uguale a phi 2 per psi 2 meno psi 1. Guardate che qua c'è tutta roba positiva, eh? E questo è positivo. Questo è positivo, il prodotto è positivo. Più psi 1 per phi 2 meno phi 1, e qua, anche qua è tutta quanta roba positiva. Ma tutto ciò è minore o uguale, allora questo era minore o uguale di m, perché questa qua ho dimenticato di dire che quelle dall'alto le posso prendere più piccole di m. Dal basso c'avevo le funzioni erano positive, quindi una minorante era 0, la minorante la prendo più grande di 0. Dall'alto la maggiorante era m, e allora la prendo più piccola di m. M già ci sta. Quindi cosa posso dire? Che questo è minore di m per psi 2 meno psi 1 più m per phi 2 meno phi 1. Adesso quando vado a fare l'integrale, abbiamo quasi finito. Quando vado a fare l'integrale di phi 2 psi 2 meno phi 1 psi 1, adesso ci metto di x, prima non ce l'ho messo per brevità, se no si capiva di meno. Phi 2 di x psi 2 di x. Questo è minore o uguale di che cosa? Sulle funzioni a scalino vi ricordate che l'integrale era monotono, quindi questo qua è minore o uguale di m volte l'integrale tra meno infinito e più infinito di phi 2 di x meno phi 1 di x di x più m volte l'integrale tra meno infinito e più infinito di psi 2 di x meno psi 1 di x di x, che è minore o uguale di
m. Oh, io ci ho messo 4m e mi viene questo prodotto, fa addirittura epsilon mezzo, ci potevo mettere anche epsilon, vabbè, epsilon mezzo che è meno di x, e qua siccome c'era un meno uguale. Ok, cosa ho scoperto? Ho scoperto che quando vado a fare il prodotto di due funzioni non negative e avevo che la prima funzione era compresa da due funzioni a scalino dall'integrale di differenza del meno di epsilon, la seconda funzione era compresa da due funzioni a scalino dall'integrale di differenza del meno di epsilon, la funzione prodotto è compresa dalla funzione di prodotto che sono a scalino, e tale che l'integrale della differenza è minore di 2 per epsilon per m. Se volete avere epsilon qua, dovete partire con epsilon su 2m e epsilon su 4m. Ma comunque, siccome m è una costante fissa, epsilon invece è arbitrario, lo posso rendere piccolo quanto mi pare. Che vuol dire, quindi, f per g è integrabile secondo rito su r, che la condizione necessaria e sufficiente per l'integrabilità è che però ogni epsilon esista una funzione a scalina minorante, una funzione a scalina maggiorante, la integrale della differenza meno di epsilon. Va bene? Ok. Fate attenzione, questo teorema, adesso ne vediamo le conseguenze, se c'è tempo, mi sa di no. Questo teorema, a differenza di quelli là sulle combinazioni lineari, non mi dice quando fa l'integrale. Quelli sulle combinazioni lineari dicevano integrale della somma e la somma degli integrali, integrale di lambda f uguale a lambda volte integrale di f. Qua no, non ci pensate proprio che l'integrale del prodotto faccia il prodotto degli integrali, no. X, integrale di x tra 0 e 1 faceva un mezzo, integrale di x quadro tra 0 e 1 fa un terzo, non fa un quarto. È chiaro? Però perché è utile questo teorema? Per esempio. Allora, vediamo questa prima conseguenza. Io ho una funzione continua e nulla fuori di un intervallo. È integrabile secondo Riemann? Sì. Poi prendo la funzione caratteristica di questo intervallo qua. Quindi fuori di questo intervallo la funzione vale 0. Una funzione caratteristica di un intervallo è una funzione a scalino, quindi è integrabile secondo Riemann. Faccio il prodotto, cosa ottengo? Questa funzione continua ristretta a un intervallo e 0 fuori, quindi tra A e B ottengo la funzione continua e fuori 0. È integrabile secondo Riemann? Per il teorema appena fatto sì. Quindi se io ho una qualunque funzione continua e la restringo a un intervallo continua e limitata su quell'intervallo, è sicuramente integrabile secondo me, ce la metto 0. Ah, ma in questo modo io posso prendere anche una funzione qua, metto un'altra funzione continua, però qua ci metto un punto di salto. Cioè, qua prendo, che ne so, la funzione, che ne so, qua prendo la funzione meno x, qua prendo la funzione 1 più x quadro. Sta funzione qua è integrabile secondo Riemann? Sì, perché a sinistra è la funzione meno x moltiplicata per la funzione caratteristica di meno 1, 0. A destra è la funzione 1 più x quadro moltiplicata per la funzione caratteristica di 0, 1. Poi le sommo, anche se non è continua, anche se c'è il punto di salto, è integrabile secondo Riemann. Ok? Quindi, chiaramente, usando questo teorema possiamo integrare anche molte funzioni che non sono integrabili secondo Riemann. Più in generale, dico solo l'enunciato, questo non lo dimostro perché diciamo perdiamo troppo tempo. In generale si può mostrare che allora, teorema,
Allora, f è una funzione. F è. Allora, se f è nulla fuori di un intervallo, limitato e fuori un intervallo AB continua tranne che in un numero finito di punti di AB, allora f è integrabile secondo rima su f. Quindi dico solo questo e poi facciamo pausa. Ogni volta che avete una funzione limitata, nulla fuori di intervallo, e questo ci vuole per forza, e poi la funzione è continua a meno di un numero finito di punti, allora è sicuramente integrabile secondo me.